Lo sport a Dubai è un'industria fiorente, non sorprende allora che le accademie sportive della città rappresentino un business di rilievo con allenatori e coach esperti che promuovono uno stile di vita sano e incoraggiano i giovani sportivi a inseguire i loro sogni. L'ex centrocampista dell'Arsenal, Ian Selley, allena nella scuola calcio della squadra inglese a Dubai. Il calcio è uno sport di squadra, gli standard qui sono molto alti. Non si tratta solo di vincere, ma è importante che i ragazzi che frequentano la scuola lavorino sodo e imparino. Più di 10.000 giocatori sono passati per le porte della scuola da quando sono state aperte nel 2009. Abbiamo diversi livelli, dai ragazzi che vengono solo perché amano il calcio ai giocatori d'elite. A noi allenatori piace farli crescere e speriamo che un giorno uno dei ragazzi arriverà a giocare in prima squadra. È divertente, mi alleno, mi impegno molto, miglioro. Mi piace davvero. Gli allenatori dicono che per diventare il migliore bisogna allenarsi a casa. L'obiettivo della scuola però, secondo Selley, è più ampio. La nostra scuola è praticamente costruita per la comunità. Abbiamo sì una parte d'elite, ma per noi è anche importante far incontrare diverse nazionalità. Intanto sulla spiaggia dell'hotel Jumeirah Al Nassim, la Mike Phillips Rugby Academy tiene una sessione speciale di allenamenti. Ok, guarda quel che arriva verso di te. Phillips, ex rugbista internazionale per il Galles, ha aperto la sua accademia dopo essersi ritirato dalle competizioni sportive. Dopo essersi ritirati è bello tornare ad avere un ruolo nel rugby e aiutare i giovani a imparare i valori di questo gioco, che sono molto importanti. Si parla di disciplina e rispetto e di tutte le regole etiche che fanno parte del rugby. Con oltre 700 accademie sportive a Dubai, questo è un mercato competitivo. È eccitante lavorare perché le sessioni di rugby siano le migliori possibili, in modo che i ragazzi imparino ma al tempo stesso si divertano il più possibile. Per Phillips, in una società dominata dai social media e dalla tecnologia, bisogna potersi sconnettere di tanto in tanto. I bambini oggi stanno tutto il tempo sull'iPad e questo è irritante. Penso sia importante spingere i ragazzi fuori a divertirsi. Io voglio che stiano fuori a giocare a uno sport qualsiasi. Ed è quel che li incoraggerà a fare quando porterà la sua accademia in tournée nel Regno Unito quest'estate. Un altro sport che è possibile imparare a Dubai è il cricket, ad esempio presso l'International Cricket Council Academy, dove i più giovani si allenano gomito a gomito con la squadra nazionale. Le nostre strutture sono probabilmente le migliori al mondo e questo ci aiuta molto. Abbiamo un buon programma e una buona accademia, ce ne sono altre intorno a Dubai, ma penso che questa sia la migliore, con le macchine, gli allenatori, c'è tutto ciò di cui un giocatore di cricket ha bisogno. È fantastico venire a vedere i giocatori professionisti e cercare di imparare qualcosa da loro. In totale le accademie di cricket di Dubai attraggono quasi 300.000 appassionati all'anno. Will Kitchen è il direttore generale dell'International Cricket Council Academy. Gli esseri umani sono fatti per essere attivi e penso che l'esistenza di così tante accademie qui dimostri che molti hanno voglia di passare il tempo libero a essere attivi. Di certo la vasta scelta di accademie per gli appassionati di sport di qualunque genere a Dubai mostra che esiste una forte domanda per questo tipo di attività, che puntano a incoraggiare uno stile di vita più sano, divertendosi.